questo è un cartello che io ho fatto che si chiama La Sindrome Down, un poster, un manifesto, patrimonio dell'umanità. Quando Marco è nato io non sapevo cosa è la sindrome di Down, e ho cominciato a cercare per la web, sì, in tutto il mondo esiste la sindrome di Down, evidentemente esiste in tutto il mondo dove hai esseri umani, la sindrome di Down, però voleva sapere, è una cosa che è tutta l'umanità, non la appartenenza a Enna o a Barcellona, è di tutta l'umanità. Buongiorno, io mi chiamo Agusti, sono argentino-spagnolo e abito a Barcellona e sono qui invitato per la Salone del Libro di Enna, a Sicilia. E per me è un grande onore di essere qui. E la mia partecipazione, questa mattina ho stato alla università e ho parlato con gli studenti che vogliono essere professore, professoresse. E oggi parleremo con l'associazione Vita 21, con Marco e tutta la sua famiglia, la famiglia di persone con sindrome di Down. Mappa del cromosoma, dove possiamo vedere la trisomia del cromosoma nel par 21. Questo è lo che define la sindrome di Down, questa tre cromosoma invece di due. Io non sapevo niente della sindrome di Down. Come fare una metafora visuale di quando arriva la sindrome Down alla tua vita? Noi abbiamo la nostra casa, il nostro castello, e siamo perfettamente comodi con la nostra vita, e un giorno arriva un esercito veramente cattivo, molto cattivo, e è tan cattivo che ha bruciato le due castelli dell'altro villaggio e arriva per attaccare il tuo castello, no? Se capisci? Se no passo al spagnolo. La prima cosa che ti arriva, io parlo della mia esperienza, non posso parlare, e questo è un buon esercizio di fare, di parlare di forma personale, di soverano. Io parlo di io, non posso parlare di altre persone. È la paura, prima di tutto io ho molta paura. E la questione è perché a me, perché. Anche io sono un papà di un ragazzo con sindrome di Down, per quello che condividere tutte le esperienze sempre aiuta a non sentirsi solo in questa società. Io sono illustratore, di volte scrittore, io ho fatto due libri sul tema della sindrome di Down, uno che si chiama Marco e Papà, pubblicato qui in Italia, un altro che si chiama Noi siamo Angeli. Io non volevo fare questo libro che si chiama Marco e Papà. Sì, vediamo la copertina, la parte di abajo, la parte di sotto è il mio scarpe, pantalone, e la parte di giù, no? E la parte di Marco, è un collage, ho preso Marco e Papà, e di volta mi dico, perché no Papà e Marco? Veramente il boss è Marco, se faccio un altro libro farò Papà e Marco, perché ora sono io il boss, se no è pericoloso la relazione con Marco. Normalmente le persone pensano che le persone così numerose sono delle persone sempre carine e che danno un grande abbraccio, un bacio, ma questo è vero, ma è un'altra parte che non si parla, che tutte le persone della società, abbiamo un costato bianco, un costato nero. La famiglia è molto importante. La famiglia è importantissima. Nel mio caso è una famiglia di dibujante. Nel caso suo una famiglia di illustratori, di disegnatori. La mamma dibuja. La mamma disegna. E los hijos dibujan, y el papá dibuja. E i figli pure, anche il papà.
Este es el hermano de Marco, que se llama Teo. Teo, el fratello di Marco. Ahora tiene 19 años. Que ha 19 anni. Cuando Marco nació tenía 8 años. Quando Marco è nato, il fratello Teo aveva 8 anni. E mi preguntò. E mi chiese. Gusti, perché non mi dice papà? Gusti, lo chiama Gusti. Cioè lo chiama Gusti. Sì, sì. Che è il sindrome di Down? Cos'è la sindrome di Down, i Gusti? E io quando Marco nació io stavo molto male, non avevo accettato. Io stavo malissimo quando è nato Marco. Entonces le dije che Marco tenía sindrome di Down, che non è una enfermedad. Gli disse che aveva la sindrome di Down e che non era una malattia. Che era una condizione genetica. Era una condizione genetica, quindi una spiegazione medica. Però io non me lo creia. Ma io non lo credevo. Y él, con 8 años, me dijo: ¿Sabes qué? Gusti, a mí me da igual que sea negro, rojo, violeta. Per me è la stessa cosa se è nero, bianco, viola. Para mí. Per me è la stessa cosa. Sea como sea, va a ser mi mejor hermanito. Chiunque sarà il fratellino migliore e il mio migliore amico. E esa fue la primera lección de aceptación que me dio un niño de 8 años. È la prima lezione di vita e di accettazione, no? Che gli ha dato un bambino di 8 anni. Adesso devo disegnare un cromosoma. Tre capelli, tre gambe, e il suo amico che sono il ragazzo, la ragazza con la sindrome di Down. E così vi lascio un grande abbraccio alla città di Enna e a tutte le famiglie. Grazie.